Ritroviamo il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Buongiorno Adinolfi, ben trovato. Eccomi, buongiorno. Adinolfi, partiamo dall'elezione di Roberto Fico, al quale lei ha dedicato un paio di post roventi. Il primo in cui parlava della lobby gay del Movimento 5 Stelle, che appunto con l'elezione di Fico ha conquistato la terza carica dello Stato. È così, secondo lei? Ha citato un articolo di Le Monde, che immagino avrebbe appiato le lettere, in cui dedicava ampio spazio al tema della cosiddetta lobby gay del Movimento 5 Stelle. A loro volta i colleghi del Quotidiano Parigino riprendevano informazioni di Luigi Pisignani, alcune dichiarazioni fatte da Vittorio Sgarbi. Sì. Al di là di tutto, io ponevo la questione politica. Roberto Fico, durante il dibattito sulla legge Cirinnà, era uno che voleva la stepchild adoption, era a favore della legge, chiedeva l'utero in affitto, voleva l'abolizione dell'ora di religione. Capirete che per il leader del Popolo della Famiglia è evidentemente espressione della lobby avversaria. Ma c'è qualcosa di credibile secondo lei in quella voce messa in piedi poi da Sgarbi, sostanzialmente di Maio, Spadafora, che lei cita poi nel post? Ma io, a me non interessa l'attività tra le lenzuola, non mi è mai interessata, non è di mio interesse. Mi interessa che tipi di logiche rappresentano sul piano normativo, avendoli misurati, ripeto, in una serie di vicende della scorsa legislatura in cui l'orizzonte del Movimento 5 Stelle andava dal matrimonio interspecie proposto dal deputato Carlo Sibiglia, cioè tra uomo e cane per capirci, all'appunto matrimonio omosessuale da fare anche in 4 o in 5 dichiarazioni pubbliche con video che trovate su YouTube del senatore Martelli, allo stesso Fico, ripeto, che era a favore delle questioni gay, utero in affitto, forum di Repubblica, video sempre di Roberto Fico durante il dibattito sulla legge Cirinnà, lo ripeto, presentazione addirittura di una mozione per l'abolizione dell'ora di religione. Voi capite che uno che ha quel tipo di impostazione fa fare delle riflessioni, senza dubbio, insomma. Quindi poi, ripeto, l'attività, non sono tra le lenzuola né tra Spadafora e Di Maio né nelle lenzuola di Roberto Fico. Ripeto, loro rappresentano gli interessi di una lobby che riesce a ottenere delle leggi, e poiché io penso che le leggi che vanno scritte dal Parlamento devono essere quelle a favore della famiglia naturale, a favore di chi ha i figli, a favore del diritto del bambino a avere un uomo e una donna, loro rappresentano dal nostro punto di vista l'assoluto contraltare, e quindi noi siamo totalmente in opposizione alla crescita di questa classe dirigente. Fatemi ricordare il fatto, peraltro, che Roberto Fico diceva che era incompatibile il suo rapporto con la Lega e il centrodestra. Evidentemente è diventato compatibilissimo quando è servito a prendersi una poltrona. Eh sì, quelli... Questo non è molto grillino. Fu diciamo. Categorico. Le dichiarazioni di marzo, non è un dialogo. Sì, anche di gennaio, più volte lui fu categorico nel dire no a un dialogo. Molto netto. Allora, sì, io me lo ricordo, di Rifondazione Comunista, poi con Bassolino, poi con ogni occasione era buona per fare ammuina a Napoli. Non è un presidente della Camera che stimo, l'ho scritto, anche per il suo curriculum, un venditore di tappeti marocchini laureato sui neomelodici, ha scritto Adinolfi. Non è una cosa irrilevante, ho detto guardate, questi devono scrivere entro il 10 aprile il documento di economia e finanza, che non è un documento qualsiasi. Io quando sono stato in Parlamento ho avuto a che fare con queste norme, sono stato a un certo punto anche relatore di una legge del genere, una cosa complessa, chiedono la consulenza, ti dico Alessio, cioè, io continuo a pensare, io vivo a Roma, io li vedo al governo, ho visto Virginia Raggi scegliersi la gente più inconcepibile, il primo collaboratore è stato dritto in galera, cioè, non lo so, mi sembra che il tema della competenza della classe dirigente sia determinante. Roberto Fico è un altro alla Valeria Fedeli che ha presentato un curriculum pure taroccato, perché il master del Politecnico di Napoli e di Palermo ha il piccolo problema che non esiste un Politecnico di Napoli né un Politecnico di Palermo, quindi come ho informato gli italiani che Valeria Fedeli spacciava titoli di studio falsi, evidentemente è diventata una moda che porta fortuna, perché il curriculum ufficiale di Roberto Fico che riporta questo master è semplicemente falso.
Poi ho visto che Enrico Mentana si è molto adontato per il fatto che abbia sottolineato che c'è un problema di, come dire, credibilità della classe dirigente, e aver letto i paragoni tra Roberto Fico, Nil De Jocchi, Sandro Pertini, Pietro Ingrao e Oscar Luigi Scalfaro mi sembra un filino, come dire, inappropriato. Poi Enrico Mentana è un altro che si è laureato, si è diplomato con 36 e due figure, e poi è stato a ricasco di Craxi, di Berlusconi, e adesso prova a cavalcare pure il 5 Stelle. Perché sto aspettando, lo diciamo anche agli ascoltatori che mai non hanno avuto modo di leggere il post di Enrico Mentana, che scrive: cari intellettuali da tastiera, se dopo tutto quello che è successo il massimo del vostro livello critico è sottolineare che il neo presidente della Camera ha lavorato in un call center o si è laureato con una tesi sui neomelodici napoletani, è il segno definitivo che la realtà vi ha lasciati chiusi fuori senza le chiavi. Questa è la pecoronarsi all'ennesimo potente, senza sottolineare, cosa che un intellettuale secondo me deve fare, è più che mai un esponente politico di opposizione rispetto a questa marea montante, che il problema della capacità e della credibilità della classe dirigente e anche del curriculum, sì, fatemelo dire, si chiedono la laurea ormai pure se devi andare a fare impiegato di sesto livello dentro una qualsiasi azienda, l'idea che un'operazione ancora aperta, perché quella dobbiamo fare in Italia per rimettere dritto questo paese, venga affidata al primo passante, a me spaventa. A me il webmaster di Pomigliano d'Arco, presidente del Consiglio, quell'altro leghista pure lui senza un titolo di studio decente, quest'altro con la laurea sui neurologici, mi fa pensare a una classe dirigente smantraffata in Italia senza speranza. Però c'è un però, Adinolfi, l'elezione invece al Senato della Casellati riequilibra dal suo punto di vista un po' la situazione anche sulla questione delle lobby gay? Guardate, io ho pure i dubbi sulla Casellati, ma da quando ha detto chiamatemi presidente, non presidentessa, è il mio idolo, quindi non discuterò la seconda carica dello Stato. Che dubbi aveva però, per curiosità, a questo punto, Adinolfi? No, so, qualche dubbio su alcune cose che aveva anche proposto, la prostituzione, cose che non mi piacciono. Ho eliminato tutto, ogni riserva è caduta nel momento in cui ha detto che si vuole essere chiamata presidente. Finalmente rimettiamo in piedi almeno la lingua italiana. A questo punto, Adinolfi, andrà avanti questo dialogo, secondo lei, tra il Movimento 5 Stelle e la Lega anche per la formazione del governo? Beh, si sono scelti. Io in campagna elettorale ho sommessamente sempre detto ai cattolici italiani: guardate che se votate Lega votate il governo con 5 Stelle, perché è l'unico orizzonte possibile, e purtroppo sono stati votati, quindi la democrazia funziona così, i voti ci sono, hanno i numeri per fare maggioranza, faranno maggioranza, facciamoci il segno della croce, perché questo è un governo, lo ripeto, la cui qualità in termini proprio di classe dirigente è poverissima. Il Movimento 5 Stelle esprime una classe dirigente incapace di risolvere i delicatissimi e tremendi problemi di questo paese. Purtroppo io la vedo alla prova di Roma, abbiamo visto la prova di Torino, abbiamo visto la prova di Livorno, abbiamo visto la prova di ogni città, è stato un disastro volante, gli avvisi di polizia per omicidio, per falso, non lo so, poi il giudizio da chi vive nei luoghi che sono governati da loro. Ora, il governo della nazione, lo ripeto, affidato a chi ha scritto nel punto più alto della sua carriera di studio di cantanti neomelodici, mi preoccupa. Io credo che noi ci meritiamo, o forse abbiamo proprio drammaticamente bisogno, di una classe dirigente che è tutt'altra. La grande classe dirigente che ha fatto rinascere l'Italia dalle macerie, e noi siamo in condizioni del genere, secondo me, è una classe dirigente enormemente forgiata nel fuoco della difficoltà, della capacità dello studio, dell'approfondimento dei problemi, della capacità della mediazione. Io i presidenti della Camera che ho citato non li ho citati a caso, ma voi vi rendete conto la siderale distanza che può esserci da un Oscar Luigi Scalfaro, un Pietro Ingrao, un Anil De Jocchi, un Sandro Pertini, e sto così dicendo presidenti di ogni colore politico rispetto a uno come questo. Cioè, io forse sarò, come dire, ormai totalmente fuori moda, ma non riesco ad assegnarmi all'idea che la terza carica dello Stato sia uno che vendeva i tappeti marocchini. Cioè, non ce la faccio, perdonatemi, sarò snob, ma non lo sono, perché davvero non lo sono.
non ne faccio neanche un problema di titoli di studio in sé. Si può essere benissimo con la quinta elementare e capaci di tutto, però non bisogna essere buoni a nulla, insomma. Adinolfi, lei che lo conosce bene, il Partito Democratico, che ne pensa della strategia che stanno mettendo in piedi? Cioè, è effettivamente una strategia o è sostanzialmente il fatto che in questo momento non hanno veramente nulla da dire? No, Renzi sceglie una posizione che gli permette di essere ancora protagonista. L'unica posizione evidentemente può essere quella dell'opposizione dura e pura. Vediamo se gliela fanno fare, perché gli altri... Partito Democratico, appunto perché lo conosco, so che ha, come dire, dei tempi di tolleranza, di leadership perdenti che sono molto brevi, per cui come hanno scaricato Bersani, Letta, Veltroni, l'hanno scaricati tutti al momento della sconfitta. Non so se Renzi riuscirà a resistere, nonostante abbia fatto liste elettorali che gli permettono di avere in teoria i gruppi parlamentari renziani, sì. Ma insomma io ho visto eleggere anche i gruppi parlamentari bersaniani, poi i bersaniani sono diventati renziani, esatto. Quando diventava Renzi, esatto. Quindi il Partito Democratico è fatto un po' così. Grazie Adinolfi, buon lavoro. Salute.